comunque il concetto che lei ci ha illustrato è molto interessante. Grazie, dobbiamo andare avanti con le altre presentazioni. Grazie ancora. Bene, arrivederci a tutti. Grazie molto. Grazie molto. A vederci presto. A presto, vederci. Allora, siamo un po' in ritardo, andiamo avanti. Adesso apriamo la prima sessione. Vediamo una divisione attraverso una linea rossa fra le sessioni. Qua abbiamo tre progetti, la RISLA Full Grant. Adesso abbiamo la presentazione del primo oratore. È un piacere per me aprire questa prima sessione dopo questa importante lecture plenaria. Il titolo è Sono nuove acquisizioni in tema di aggregazione proteica, un problema fondamentale nella SLA. Il primo oratore, c'è Brugin che è il moderatore insieme a me, la prima presentazione da parte di Francisco Baralle che viene dal Centro della Genetica, Engineering e Biotecnologia di Trieste, ICGB, che parlerà delle alterazioni del metabolismo dell'RNA legate alla TIDP43 nella SLA. Bene, 30 minuti al massimo con 10 minuti di discussione. Questo vale per tutti gli oratori. Grazie. Now, yes. Okay, well, I feel a bit sort of È quasi, incute quasi terrore venire qui, perché ora passiamo da un argomento di biologia molecolare a un argomento un po' diverso, anche perché io sono molto anziano. Si parla tanto di giovani, il che ovviamente è giusto, però ora mi mette un po' sulla difensiva. Però l'età si misura con l'apertura mentale. Io penso di essere ancora abbastanza in grado di essere aperto mentalmente. Ce la posso fare, dice il relatore. Vi parlo di questa proteina TDP43 di cui avrete sentito parlare, quindi non voglio perdere troppo tempo a parlarne. Voglio solo sottolineare il fatto che questa proteina è coinvolta come fattore di splicing nel metabolismo dell'RNA. E vedete, i suoi livelli sono regolati molto rigorosamente nella cellula. Vedete, passa dal nucleo al citoplasma, è una sorta di shuttle. E guardate oggi, qui sappiamo che questa proteina ha la tendenza a aggregare, a misfoldare, come si dice ora, e accumularsi nel citoplasma, come è stato visto anche nel cervello di pazienti di SLA. La proteina è una classica proteina, vedete, di legame RNA-DNA con un effetto sullo splicing. Le caratteristiche principali sono queste, la localizzazione, vedete, la sequenza nucleare, sono queste sequenze che consentono questo shuttling, questa spola tra nucleo e citoplasma. Vedete, la prima è quella principale. Queste due fenilalanine critiche, se mutano, la proteina non si lega all'RNA e non funziona. E nella regione C-terminal, vedete, questa qui, 330-360, vedete questi aminoacidi, è molto ricca di glutammina asparagina, quella che si chiama, o tutti la chiamano, un prion-like domain, ed è coinvolto nell'interazione della TDP43 con molte altre proteine come R, chiama P1, 2, eccetera. Questa proteina è molto importante per il metabolismo dell'RNA degli organismi viventi ed è identica per caratteristiche, è molto simile per struttura dalla mosca all'uomo, anche C. elegans, oltre che la mosca,
hanno delle caratteristiche identiche come legame all'RNA, hanno lo stesso target, interagiscono con lo stesso tipo di proteine nell'organismo e svolgono le stesse funzioni. Lo vediamo, questo è molto importante per quanto voglio dirvi poi nel prosieguo. Arrivando agli aggregati, ovviamente vi sono molte patologie neurodegenerative che sono aggregati proetici e noi stiamo lavorando sulle proteine da parecchi anni, da prima del 2006, quando Newman e Toll ed altri hanno dimostrato che questi aggregati nel cervello dei pazienti erano la TDP43. La TDP43 era presente, scodate, nel citoplasma come aggregato abbastanza cospicuo. In alcuni neuroni invece non era presente nel nucleo, nella sua localizzazione normale. Questo ci fece pensare che probabilmente una possibilità era che la malattia era dovuta alla mancanza di funzione della TDP43 nel nucleo. Abbiamo studiato la proteina per lo splicing, per i processi di RNA, ma abbiamo anche studiato le sue interazioni. Qui vi mostro un'interazione tra la TDP43 e l'HNRNP1A2. Voglio ripetere che questa un RNA, GUGUG, vedete, a cui la TDP43 preferisce legarsi. Questo è un complesso, vedete? È un complesso, vi dicevo, tra TDP, HNRP2 e i repeat UG. E qui vedete i controlli. Purtroppo noi non vediamo il pointer, quindi faccio affidamento sul fatto che leggiate le diapositive. E voi vedete che non c'è più formazione di complesso e vedete anche che questo è un assay di splicing, noi lo vedremo svariate volte nella mia relazione. Queste sono due isoforme dello stesso messaggero, vedete che avevamo studiato anche prima che il suo ruolo nella degenerazione fosse acclarato. Vedete che se c'è TDP c'è un'inibizione dell'inclusione di questo esone. Se rimuovo la TDP con la depressione dell'RNAi recupero lo splicing e se c'è una cotrasfezione con una mutazione resistente all'RNA riproduco l'inibizione, ma se la TDP non ha questa regione a quel punto non funziona. Quindi vi sono due regioni che sono importanti in questa proteina: uno il dominio di legame dell'RNA e l'altra il dominio di interazione proteina-proteina. Abbiamo ragionato che se mettevamo un peptide di questa regione che è ricca di glutamina arginina nella stessa reazione, vi ricordate il TDPA2, TDP target complex, vedete questo complesso TDPA2 più questa sequenza di aminoacidi, vedete abbiamo questo complesso che è alterato, il che mostra che la 2 interagisce qui, ma al tempo stesso questo è, vedete quello che si vede, c'è un elevato peso molecolare, quindi un potenziale aggregato, e noi siamo riusciti a dimostrare, e per farlo abbiamo dovuto introdurre vari repeat, varie sequenze ripetute. Questo blocca, vedete, questi blocchi che vedete qui sono dei repeat degli aminoacidi che contengono appunto la glutamina asparagina. In questo modo abbiamo utilizzato la GOP come tracciante della stessa molecola e se si esprime nelle cellule abbiamo un'aggregazione nel citoplasma. Ma come vedete qui, in rosso qui vedete la TDP43, vedete che il nucleo è pieno e anche negli aggregati, come vedete.
qui. C'è ancora abbastanza TDP nel nucleo per funzionare, ma ci sono gli aggregati e gli aggregati catturano la TDP 43 endogena, vedete, per la colocalizzazione di GFP, vedete 12XQN, vedete? I vari colori, immagino. Come vi dicevo, non c'è perdita di funzione, non c'è perdita di TP43 nel nucleo. Per ottenerlo dobbiamo utilizzare altri pezzetti della molecola, altri pezzetti, scusate, della molecola TDP. Vi mostrerò quali. Nel caso qui, in cui usiamo l'intera TDP e poi, ripeto, abbiamo un'aggregazione che svuota il nucleo. TTDP e non solo questo. Abbiamo poi una perdita di funzione. Questo è un gene che ha anche due isoforme, come quella che vi ho mostrato prima. Questo gene endogeno, questo è un gene cellulare, questo è fatto su cellule umane, dice il relatore. Se facciamo la depletione dell'RNA della TDP abbiamo un cambiamento di isoforme della proteina, e se facciamo un'aggregazione della TDP come vi ho mostrato nella prima diapositiva otteniamo la stessa cosa. Questa è la situazione normale, qui invece abbiamo l'aggregato e questo è un altro gene. Quindi c'è una perdita di funzione. Non voglio entrare nel dettaglio perché voglio risparmiare tempo, vi mostro le conclusioni. La regione che oltre alle ripetizioni QN è necessaria è l'amino terminus. Questo più questo è quello che serve per ottenere l'aggregazione. Questo è un'aggregazione, è un induttore di aggregazione, non è la proteina, quindi di per sé. Si possono indurre aggregati con una overespressione proteica. Invece qui abbiamo degli aggregati che catturano la proteina semplicemente inducendo prima gli aggregati e poi sono loro che andranno a catturare la proteina endogena. Questi sono degli esempi. Noi pensiamo che vi sia un'interazione tra questo amino terminus e C-terminus della proteina. Questi aggregati sono molto efficienti nel sequestrare la TDP43 nel citoplasma. E pensavamo che questi potessero essere un buon modello per testare la funzionalità, l'aggregazione e delle procedure che potessero ripristinare poi la funzione. Questa è una sintesi di quello che vi ho detto finora. Ho delle dita troppo spesse, dice il relatore. Qui c'è perdita di funzione, vedete? L'assenza di TDP produce questo. Questa è isoforma. Questa è l'aggregazione GFP che non produce perdita di funzione perché manca l'amino terminus della TDP. In questo caso gli aggregati indotti producono una perdita di funzione nella cellula, come nella depletione RNA. Per ragioni di tempo, siamo partiti da qui per verificarne l'effetto negli animali transgenici e per accelerare le cose per altre ragioni che vi spiegherò dopo abbiamo usato le mosche invece dei topolini. Abbiamo fatto animali transgenici appunto e vi mostro i risultati. Perché le mosche? Le proteine sono identiche, si può mettere una proteina della mosca nelle cellule umane e funzionerà proprio come quella umana e viceversa. In ogni caso non siamo poi tanto diversi, siamo segmentati come la mosca, il sistema nervoso è organizzato nello stesso modo e
Forse loro sono più intelligenti di noi, sicuramente noi non possiamo mandarle via di casa, non riusciamo mai a scacciarle, devono essere brave le mosche. 6 anni fa, in collaborazione con Felguin e collaboratori, e Giulia Romano, dovrebbero essere tra il pubblico, quindi il gruppo di neurobiologi del nostro istituto, abbiamo fatto un knockout della TDPH, che è la versione della TDP43 nella mosca. La mosca vola normalmente. Esternamente identica alla wild type, ma non si muove dopo lo sviluppo, diciamo, rimane paralitica quando esce dallo stato di pupa, insomma. E si è dimostrato che questo è dovuto a dei cambiamenti nelle giunzioni neuromuscolari, e sono sicuro che vi siano un paio di poster che dimostreranno il recente lavoro di questo gruppo. Sostanzialmente le giunzioni neuromuscolari, in assenza di TDP43 o TDPH nella mosca, diciamo, si ritraggono, non è più funzionale, c'è atrofia praticamente. Se si incrocia la mosca transgenica con un'altra, o in questo caso se la si cura con un farmaco, c'è questo transgene del TDPH che si può indurre, si recuperano le giunzioni neuromuscolari. Quindi qual è il messaggio? Perché non voglio entrare troppo nel dettaglio. Ebbene, a quanto pare la disfunzione della TDPH è reversibile, i neuroni non sono morti, almeno nella mosca, e se si recupera la funzione della proteina, la mosca recupera la funzione locomotoria. Questo è il test che abbiamo utilizzato. A destra vedete le mosche normali, a sinistra quelle che esprimono gli aggregati. Le mosche con gli aggregati a un certo punto della loro vita diventano paralitiche. A che punto? Questa è una sintesi. Le cellule a sinistra e invece le mosche a destra. Quelle knockout, la mosca knockout è paralitica completamente. Ve l'ho mostrato prima. Questo transgene ha la caratteristica che vive e può riprodursi, però a 2-3 settimane di età, di tempo, comincia a presentare difetti locomotori, ha un'emivita più breve. È una sorta di insorgenza tardiva della patologia. Noi abbiamo pensato che questa potesse assomigliare alle caratteristiche dell'insorgenza tardiva della SLA. Se usiamo gli aggregati che sono più efficienti nel catturare la TDPH, c'è una perdita di funzione immediata e allora si ha un difetto locomotorio molto precoce nella mosca e una vita, un arco di vita, un tempo di vita più breve. Perché accade così tardi? Perché l'aggregato è espresso nell'embrione, in entrambe le mosche. Quindi l'aggregazione è presente sempre, ci deve essere un evento qui che provoca l'insorgenza della malattia, come c'è qui. C'è stato un precedente nel topo che i livelli di TDP43 si è dimostrato che scendevano con l'età. Abbiamo pensato che scendessero anche nella mosca. E in effetti, se andiamo a guardare qui, vediamo che la mosca, che vive più o meno 2 mesi, al secondo, terzo, quinto giorno,
ha un primo abbassamento dei livelli proteici e poi al settimo giorno c'è un altro calo e poi il livello si mantiene costante. A questo punto è il momento in cui compare il difetto locomotorio, il deficit motorio. Noi pensiamo quindi che il calo fisiologico correlato all'età di TPH sia quello che provoca l'insorgenza tardiva. Se vedete, vi sono due step, questo e questo, e in effetti se andiamo a usare dei sistemi di aggregazione più efficienti, il secondo transgene di cui vi parlavo, si ha il difetto qui. Se la mosca invecchia come in questa diapositiva qui, il difetto si manifesta più precocemente. Parlo di invecchiarla artificialmente, no? Aumentando la temperatura. Quindi vedete, al giorno 10 e giorno 20 nel topo i livelli di TDP nel cervello si riducono e poi al 30° giorno cadono ancora e poi rimangono costanti. Scendono ancora. Tutti i tessuti presentano questo in vari modi, quindi c'è un calo della TDP nel fegato, nel cuore, nei muscoli, eccetera. Alcuni cali un po' più improvvisi, più bruschi, altri più regolari. Il ragionamento che abbiamo fatto è che se volevamo dimostrare che la coincidenza tra il deficit motorio e l'aggregazione e la patologia era il fatto che i livelli di TDPH o 43 si erano ridotti, quindi se partivamo da questi aggregati, quelli più lievi, diciamo, con una mosca che ha per costituzione un livello più basso di TDPH, allora avremmo potuto avere un problema così di sviluppo più precocemente. Sto andando nel senso sbagliato, dice il relatore. In questo caso vi mostro questa mosca che vedete, ha un SH transgenico a questo livello di TBPH dalla nascita. Vedete che già a livello larvale c'è un deficit motorio come quello che si osserva negli aggregati più efficienti con questi livelli. Noi pensiamo, e spero che in fretta, ma comunque sia riuscito a dimostrarlo, noi pensiamo che questa riduzione dei livelli di TDP43 negli umani o TBPH sia responsabile. Dobbiamo chiaramente dimostrarlo però nell'uomo, perché l'abbiamo visto nella mosca, nella drosofila, nel topo, ma dobbiamo ancora dimostrarlo. Ma comunque pensiamo che questi cali siano fisiologici, che procedano con l'età, e se c'è questa coincidenza, questa potrebbe essere una delle ragioni dell'insorgenza ritardata. Ovviamente c'è bisogno di considerare anche altri fattori, ma il crollo, l'abbassamento dei livelli di TBPH potrebbe essere uno di questi fattori. Questo ci apre delle possibilità di approccio terapeutico. Spero di riuscire a tenere tutto in 20 minuti, dice il relatore, e vi mostro, dicevo che la DTP43 produce nucleo, si produce nel nucleo e ce n'è un po' nel citoplasma, è normale. E basta, almeno nella mosca, nel topo, che si mantenga la funzionalità anche andando avanti negli anni. Ma se per un incidente, per un
un'inefficienza del sistema di clearance per una proteina misfoldata, eccetera, c'è un'aggregazione del citoplasma, a quel punto questo può andare ad aumentare fino a arrivare a una situazione in cui il nucleo ha una minore capacità di produrre TDP43 per via dell'età o TBPH, fa sì che alla fine tutta la TDP43 stia nel citoplasma e non nel nucleo, e quindi c'è una perdita di funzione nel nucleo. Quindi una possibilità che è quella così di sciogliere, di dissolvere l'aggregato, se ci riusciamo, a quel punto la nuova proteina, sempre prodotta dal nucleo, potrebbe salvare il fenotipo, ripristinare il fenotipo. Questa ve l'ho già mostrata. Abbiamo testato dei farmaci che si sapeva potessero essere utili, come la nortriptilina, la clorpromazina, la tioridazina. Vedete che gli aggregati sono esposti, sono colture, vedete, e gli aggregati sono espulsi e c'è un recupero della funzione, vedete? Quando trattiamo le cellule sono così, vedete, hanno degli aggregati indotti, li trattiamo con il farmaco, vedete, sono ripulite. Questo vuol dire che si recupera la funzionalità da qui a qui. Abbiamo provato 10 farmaci e tutti, solo questi tre hanno dato dei risultati. Abbiamo visto anche un effetto sulle drosofile, sulle mosche, l'avevamo già osservato in passato, ora ne siamo sicuri. C'è una perdita della locomozione, un deficit motorio, ma se le mosche vengono curate con clorpromazina e anche nortriptilina, in particolare perché la maggior parte degli esperimenti si fanno con la nortriptilina, questa diminuzione è persistente ancora, ma non è più significativa. Quindi c'è un miglioramento a livello motorio. Sono quasi alla fine. Un approccio alternativo potrebbe essere quello di bypassare l'aggregazione. Ricorderete che questa zona era una zona dedicata a l'interazione con queste proteine, e ho dimenticato di dire che, a proposito dei farmaci, stiamo collaborando col Consiglio per la Ricerca e le Tecnologie, e abbiamo buoni servizi per quanto riguarda lo screening di nuovi campioni di sangue. Utilizziamo il nostro sistema cellulare per fare uno screening dei farmaci per quanto riguarda gli aggregati TDP43. Come ho già detto, dobbiamo superare l'aggregazione, migliorare la funzionalità o mantenere funzionale il TDP. Quindi dobbiamo trovare un aggregato ancora funzionale che non si aggrega. Vediamo se rimuoviamo solo questi 4 aminoacidi o questi 5 aminoacidi, se poi li rimuoviamo tutti la proteina non è più funzionale, se solo questi 4 o questi 5 vengono rimossi la proteina è ancora funzionale ma non si aggrega, scusate. Non solo non si aggrega più, ma vediamo che è funzionale. È funzionale, e questo è importante. Quest'altra possibilità è che, quando si è in questa situazione, se introduciamo TDP che non si aggrega o un TBH con la mutazione, con la glutamina, allora otteniamo un recupero della funzione, la proteina non si aggrega e abbiamo nuova produzione nucleare.
Quindi qualcosa di importante se vogliamo un approccio genico. Voglio ringraziare il mio laboratorio, chi ha lavorato sugli aggregati, chi ha lavorato sulle mosche, chi sui topi, e poi alla fine anche quelli che hanno lavorato sul tutto in senso generale. Vediamo i nomi qui indicati. Ringraziamo tutti i collaboratori quindi per quello che riguarda tutti gli aspetti che riguardano le mosche in particolare. Grazie. Grazie molto. C'è tempo per alcune domande. Grazie professor Barral. L'uditorio? Ci sono domande dall'uditorio? Se no, ce n'è una mia. Io penso che è interessante sapere se hai studiato le mosche per quanto riguarda lo studio di un'associazione con i livelli mutati di TB43. I TDP 43 è qualcosa che può essere fatto, non ho capito bene che intende, cioè il reshuffling nucleare, le proteine nucleari, questo shuffling è implicato nel processo. Noi abbiamo studiato molti anni fa le cellule a questo proposito, che mostrano una modulazione nella regolazione cellulare del TDP, ma non nelle mosche, non nelle mosche, perché dal punto di vista molecolare le mosche sono difficili da trattare, cioè da studiare. Un'ultima domanda: se sviluppa un modello per TDP, che accade? Cioè, per impedire alla proteina che non riesce a aggregarsi e crea una degenerazione neuronale negli astrociti anche, ha cercato di generare questo topino geneticamente modificato? Bene, non l'ho detto perché avevo fretta di finire. Comunque abbiamo i topi, certo, questi topini esistono. Il problema che abbiamo incontrato è grosso in realtà, cioè questi topi hanno un sistema di clearance molto efficiente, quindi vediamo il messaggero transgenico, ma non vediamo l'aggregazione nella proteina. Quindi per quanto riguarda l'aggregazione abbiamo dei problemi, specie col tipo mild. Dobbiamo trovare quindi il modo di trattare il topo con inibitori del protosoma per capire se riusciamo a avere un'aggregazione in questo punto o a quel punto, meglio. Un'altra domanda, l'ultima? Per quanto riguarda i livelli di TDP e l'abbassamento di questi livelli nell'uomo, qual è il modo più elegante e più diretto per capire cosa accade nell'uomo a questo riguardo? Io credo che per il cervello è un po' difficile. Per quanto riguarda i tessuti diversi dal cervello, quello che vorrei fare è cercare altri tessuti umani più accessibili per capire se c'è, per iniziare almeno, se riflettono quel pattern che abbiamo riscontrato nei topi. Nel frattempo abbiamo fatto dei trial, abbiamo dei campioni necrotici negli uomini, però il materiale è poco affidabile, preso da cadaveri, è troppo tardi a quel punto per studiare questi elementi a livello cadaverico. Quindi per quanto riguarda il fegato, il muscolo, bene, questi sono i migliori bersagli per capire cosa accade a livello di TDP, se nell'uomo è uguale a quello che accade nel topo. Con i campioni cerebrali bisognerebbe avere campioni giovani di cervello per fare questi studi, però è un problema fortunatamente avere questi campioni. Dal punto di vista chirurgico questi campioni potrebbero esistere, però che succede? Abbiamo un'eccessiva eterogeneità da regione a regione. Nel topo, bene, abbiamo fatto una dissezione di questo tipo, tuttavia
nei cervelli sappiamo che c'è problema, ce n'è una quantità ragionevole ma non molto, quindi la cosa migliore da fare è confermare che c'è una diminuzione nei livelli TDP, nei muscoli, nel fegato, e nel frattempo poi vedere quello che accade, se possibile, negli umani, capendo comunque qual è il meccanismo di questa riduzione, la metilazione, lo scambio di cromatina, insomma ci possono essere delle ragioni specifiche che vanno individuate.